Buongiorno, siamo svegliati, stiamo facendo colazione, eccoci qui, parli, Buongiorno, ah, no, ecco, c'è lo sciopero della parola. siamo ancora a Forcalquier, ma dopo volevamo andare a Sisteron, no, prima di andare al lago, perché il campeggio apre alle 14, a Saville Lac. E quindi facciamo una sosta, assisterò. Prima di partire, lavoretti. Sì, perché la maniglia non chiude bene, adesso posso registrare la molla. Non ho capito una mazza, però fa niente. L'importante è che poi il bagno si chiuda, stia Sì, no, chiuso. si chiude. Come si possa decidere, si può regolare la molla qui, perché ogni tanto si apre. C'è il Apri il fantasma tocchetto, del si apre. bagno. Apri il tocchetto, si apre. È un van talmente piccolo, ma c'è anche il E poi fantasma. devo risolvere il rumore qui, adesso vado a prendere un po' di Sì, vabbè, il rumore non è un problema. di 40, vabbè. Vedi, non sporcare in giro, eh. Io invece vado a lavare i piatti. Stiamo andando a buttare Andiamo a buttare l'immondizia. A l'impossatura, sì. quanto pare bisogna buttarla fuori. Io Ma a destra o a sinistra? a sinistra, l'ho visti, ma il ragazzo mi ha detto a destra, adesso vediamo. Primo campeggio che vedo, i rifiuti vanno buttati all'esterno. Sì, eccola i cassonetti dell'immondizia. Ho anche chiesto perché sembrava così strano, ma non li lasciano buttare dentro. Oddio, oddio! Sono spaventata per il cagnolino che mi è venuto incontro di corsa. Era solo festoso. Vabbè, ma io non è che vedevo se era festoso, mi sono spaventata. Comunque abbiamo visto che la signora dei cagnolini è uscita da casa con l'immondizia, quindi forse qui non fanno la ritiro a No, casa. c'è il ritiro porta a porta. Forse è per quello che ci hanno mandati fuori, perché non viene il camion dell'immondizia. Siamo abituati bene a Milano che buttiamo nel nostro locale immondizia e poi passano loro. Comunque c'è qua dietro di noi una zona immondizia e ce n'è una là più avanti, poco dopo la macchina bianca. Quindi probabilmente sono anche molto ben attrezzati con questi punti immondizia a brevi Sì, distanze. sì. Questo è l'ingresso del camping che non so che se vi abbiamo fatto già vedere. Adesso andiamo a sistemare tutto e poi partiamo, andiamo a Partiamo. Sisteron. Siamo arrivati a Sisteron. Fa un caldo porco, Lascio scrivere. una fatica a capire come pagare l'area sosta che tra l'altro non utilizziamo perché andremo via tra qualche ora, No, ma però fa 7 euro niente. se ne presi. Non c'era l'opzione 3 ore. Abbiamo preso un bel croissant. La baguette l'abbiamo lasciata per dopo. Andiamo a prendere il trenino. Porto sulla cittadella. Sì, perché siamo esausti, non ce la facciamo a piedi a salire alla cittadella. Magari a scendere sì, ma a salire no. Siamo davanti all'ufficio del turismo. Continuiamo a non passare i camion, non riusciamo a filmare. E adesso andiamo alla cittadella del trenino. Abbiamo il ticket. Sì. Siamo sul Quanto costa? trenino. 8 euro adesso? 8 a persona, sì. 8 persone, però ci fa risparmiare una bella sudata. 60 years to build it. Style gothique datant du 14e siècle, détruite lors des bombardements des 15 et 17 août 1944 par les forces alliées à double portail bien gardé, où l'on devait payer l'octroi, c'est-à-dire payer un impôt sur toutes les marchandises. Bel panorama che ce l'ha qua. Si vede anche la Durance. Eccolo là. Sono stesso fiume che passa da Brianzone. Qua è un po' più largo. Steven là in fondo. Allora, questa cittadella è enorme, ci sono tantissime cose da visitare. Noi siamo di passaggio, quindi faremo un giretto veloce, ma diceva che per visitarla bene ci vuole almeno un'ora e mezza per girare tutto. Si getto bene, sì. Siamo dentro. Eh? Papaveri. Papaveri?
Ho già il fiatone, questa è una bella scalinata in piedi. Ho già il fiatone. Questa è una bella camminata. Forza! Forza! Saliamo! Hai mangiato il croissant! Ho mangiato il croissant, mi dà forza! Mi dà forza! Col croissant! Siamo quasi in cima! Che bello! Che panorama! C'è anche la campana, questa mi sa che non suona più, c'è più neanche il battacchi, non suona. Stiamo per uscire dalla cittadella, è grandissima. Sì. Nessuno l'abbiamo girata velocemente. Ci fanno anche qualche cosa, qualche concerto. Allora. Bello. Sto per uscire, sortire, sinistra. Sì. A gauche. C'è il garage. Nel carrozzo non ci sta Steven. Bel ponte levatoio, bello bello, c'è i contrappesi là dietro, bello. Abbiamo preso la calamita di mancava la Citadelle de Sisteron, dentro nella cappella qua in cima, e adesso abbiamo ripreso il trenino per scendere. Andiamo su Steven. Sì, prima facciamo due passettini nel centro, nei vicoli. Sì. E poi andiamo su Steven a mangiare qualcosa. Abbiamo fatto 4300 passi circa, però sono quasi tutti in salita. Sì, in salita, sì. O comunque col dislivello, perciò valgono il doppio. Quindi adesso io mangerò la baguette col formaggio e il salame. Il salame. Sì. Qui c'è il museo gallo romano. Sì, è uno dei più importanti di Sisteron. Sì. Se non abbiamo tempo, però se ci passate, è importante, sì, come museo. Tra l'altro è gratuito. Quindi meglio ancora. Qui siamo praticamente a livello della Durance. Prima eravamo sulla cima, alla cittadella. Guardate che bella qua all'ingresso. Sì, questa è una delle vie della parte più storica del centro storico, bella. È bellissima. Adesso andiamo verso Steve. Che ho fame. Anch'io. Qui c'è il turismo e questo è il municipio. Hotel de Ville, qua si chiama il municipio. Bello, bello colorato. Un sacco di fiori. Ci siamo spostati nel parcheggio di sopra perché stanno facendo le strisce dei parcheggi, dei camper. Ci saremmo comunque andati via. Perché poi il vento è arrivato da noi, mi è arrivata la puzza di pittura, a mangiare lì non mi andava. E poi magari si sporcava Steven. E quindi stiamo mangiando questa bella baguette con questa bella punta. Sì, la baguette è un'arma contundente. Salame e formaggio. E formaggio di capra. Buon appetito. Siamo arrivati nel campeggio, come si chiama? Le Grand? Le Grand Large. Large. Le Grand Grande. Le Grand Large. Le Grand Large.
E comincia quindi la periodica sessione di pulizia di Steven. Scusa, se vanno sugli insetti. Quante volte l'hai pulito oggi, Steven? No, solo una volta. Solo una, è lurido, Steven, è lurido. Comincia la periodica sessione, la quotidiana sessione di pulizia di Steven, il camper più pulito del mondo. No, io sfido chiunque ad avere un camper più lucido di Steven, secondo me non esiste al mondo. Scrivete nei commenti se secondo voi Steven è il camper più pulito del mondo. Ho tenuto bene. Vi faccio vedere anche la vista che abbiamo dalla nostra piazzolina. Questa è la piazzolina, abbiamo dovuto mettere i cunei, però siamo ancora un pochino sbilanciati, quindi magari per dormire ci giriamo. Magari ci dà fastidio la tua testa, la pendenza, ci giriamo al contrario. E là c'è il lago, è un campeggio molto molto grande, qui sul lago ci sono tante attività. Noi oggi ci rilasseremo. Il paese è piuttosto lontano, sarà almeno un chilometro e mezzo, vero? Un chilometro e mezzo. Chilometro e mezzo, non abbiamo voglia, anche perché questi sono paesi di lago, quindi cioè, puoi andare a mangiare, a berti qualcosa, a mangiare un gelato, ma altrimenti non magari c'è tutto. Faremo anche un'altra doccia. Sì, ecco, la doccia sì. Vabbè, approfittiamo della doccia, quello sì. Una bella vista, però. Siamo al camping qua a Savin del Lac. Questo è il nostro posto per Steven. E abbiamo una bella vista lago. Andiamo un po' in esplorazione, eh? Sì, andiamo alla spiaggetta. Abbiamo fatto anche il docino. Qua c'è la spiaggettina, col suo porticciolo. Là c'è il ponte che attraversa il lago, dove siamo passati tante volte. Bello. Stiamo camminando sulla spiaggia, sono un po' sassosa. Ah, c'è tutto il sole negli occhi, non capivo se stavamo già riprendendo. Diciamo un po' di dati del lago. Questo è il lago di Serponçon e noi siamo a Savin-le-Lac. Questo lago è un lago artificiale ed è il terzo più grande per dimensioni in Europa, dopo uno che c'è in Portogallo e un altro che c'è in Francia. Contiene 1,2 miliardi di metri cubi di acqua e ha una profondità massima di 90 metri. È alimentato dalle acque della Durance. Savin-le-Lac è l'unico comune che affaccia sul lago, che affaccia sia da un lato che dall'altro. E un'altra curiosità è che c'è una cappella, che è la cappella di Saint-Michel, che doveva essere abbattuta quando hanno costruito a circa metà del 1900 questo lago artificiale, ma poi in realtà l'hanno lasciata perché non dava fastidio, insomma, sì. E non viene completamente coperta dall'acqua nei periodi in cui il lago ha una è meno pieno, diciamo così. Nei periodi in cui l'acqua del lago è più bassa, la cappella emerge su un isolotto, può essere raggiunta ma non si può entrare perché è murata. Ma portano delle barche attorno alla cappella, sì. E dicono la messa. Ma c'è, c'è il cimitero anche, esatto, sotto? Esatto, il cimitero però è stato sommerso dalle acque. Quindi da qualche parte c'è la diga che ha, sì, creato il lago. Non vi sappiamo dire di preciso dove, ma c'è la diga che ha permesso, sì, di creare questo bacino artificiale con le acque. Beh, della Durance. Al lago, perché fanno anche attività... Sì, sì, stanno facendo anche un qualche campionato di vela. Si chiama un nuovo campionato di vela, sono quelli, sì, sono quelli là, guardate. Tutte le varie bandierine dei vari paesi, c'è proprio un campionato. Sono tantissime. Hai visto quante? Sì. Cosa stai facendo? Sono le crociate. Tra un attimo mangiamo due patatine. Sì, tra un attimo facciamo. Stasera pasta. Sì, pasta asciutta. Qualcuno voglia di pasta. Ad aiuta. Questo guardalo, questo van qua davanti da 6,40 m. C'ha pure il rimorchietto. Con dentro la moto. Bello. Sta bene comunque qua il lago. Ci mangiamo una bella. Sono linguine, non spaghetti. Linguine. Linguine e poi insalatina. Quello cos'è? All'aglio? È un bell'aglione. Quello lo mangi te.
Quanto hai fatto? Vuoi finire l'aglio? È un bel aglione questo. No, io però tiro su quello. Stanotte scappano tutti. Meglio così. Meglio così. Questa è la vista destra. E questa è la vista lago. Stiamo partendo dal campeggio di 94 per 7 km. Saville Lac. Sì, salutiamolo. Siamo stati ciao bene. Campeggio. Siamo stati bene. E adesso andiamo verso Brianson. Se questo Steven si toglie da mezzo strada. Sì. Passiamo oggi. Passiamo Brianson e andiamo da Leclerc e facciamo qualche cosettina di spesa per l'Italia. Prodotti strani. Sì, prodotti strani. Salitona per raggiungere Brianson, la città alta, e poi prendiamo Rudita lì e si torna verso casa. Ciao Brianson, alla prossima! Se questo video vi è piaciuto mettete like. E se non siete ancora iscritti iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao.